sparo. E che spari? Non la vedi la divisa? Chi comanda qui? Io. Tenente Valenti, 10ª flottiglia MAS. Osvaldo Valenti, guardate chi c'è qui. Devo passare, sono in missione. Ma sei matto, al di là della strada non controlliamo più niente. E allora cosa credi, che Osvaldo Valenti la guerra la sappia fare solo al cinema? È troppo pericoloso, non ti possiamo coprire. Devo parlamentare. No, non muoverti, dai. Foto nel taschino. Fermo! È solo una foto. Una mano! Letto! Devo vedere questa persona. Questa? Perché ti fai chiamare Taylor? È il mio nome di battaglia. Ma Taylor come Robert Taylor, perché? Non lo so, così. Andiamo avanti. Lui è vero, è il comandante di questa formazione. Ah, molto onorato. Ciao Pedro, ho detto andiamo avanti. Dov'è Luisa? Questa deve stare sempre con questo mitra puntato. Allora, dov'è Luisa? All'hotel Regina, al sicuro. Non è al sicuro lì. Se la trovano altri partigiani potrebbe essere pericoloso. Allora la vado a prendere. No, Valenti, tu da qui non ti muovi più. Scrivi un biglietto, vado io a prenderla. Ma che avete paura che scappi? Ma se sono venuto qui volontariamente? Sono venuto qui con le mie gambe. E infatti una bella faccia tosta. Faccia tosta perché? Come perché? Te la fai con quel degenerato di Koch, torturi con lui i partigiani a Villa Triste e mi vieni a chiedere anche il perché? Ma non è vero, non è così. Ah no? No. Lo so che ci sono in giro queste dicerie, ma io sono qui apposta per smentirle. Io a Villa Triste ci sono stato, è vero, ma solo perché sono un tossicomane. Ah, bene. No, male, ma è tutt'altra cosa che torturare i partigiani. Non dicono solo che torturare i partigiani, dicono che Luisa ballava nuda per eccitare i seviziatori. Ma dai, Golfiero, ma come puoi chiedere una cosa del genere? Tu la conosci, Luisa? E allora come viene fuori questa storia? Ma l'amica di Koch, Daisy, come si chiama? Ha la fissa di Luisa, si trucca come Luisa, si veste come Luisa, uno può anche scambiarla per Luisa. No, credetemi, lei non ha fatto niente. Spero che tu riesca a dimostrarlo. No. Golfiero, ti prego, ascoltami. Lei davvero non c'entra niente. Non ha fatto niente. Aspetta un bambino. 5 anni fa ne abbiamo già perso uno. Questo che viene è un miracolo. Una che aspetta un bambino non balla nuda, non tortura i partigiani. Senti, Golfiero, loro possono anche non credermi, ma tu fai il cinema. Tu lo riconosci se uno dice la verità. Ce l'hai un rasoio. Cosa vuoi fare? C'è ancora la divisa di quel tedesco. Ma sei ammattito? Personen, die eine Genehmigung von deutschen Gebieten kommen wollen, stellen sich in der Reihe
Osvaldo, scusa. C'è qui un ufficiale tedesco. Dice che ha un biglietto da parte del tenente Valenti. Faccio salire. Subito. Che Osvaldo dov'è? Sei consegnato stanotte nelle nostre mani. Vuole che tu faccia lo stesso. È uno scherzo. Ti sembra il momento di scherzare con quello che sto rischiando? Sbrigati, prendi l'indispensabile. Non c'è tempo da perdere. Luisa. Cosa prendo? Non tutta questa parte. Forza. Non puoi venire con i gioielli. Toglili. Luisa, sbrigati! Non li posso lasciare qui. E allora prendili. Il film. Quale film? Il film di Osvaldo. Ma sei pazza? Almeno qualcuno. Dritto, non guardare. Hai visto come ha recitato bene la parte dell'ufficiale tedesco? L'attore dovevi fare altro che regista. Basta coi salamelecchi, Valenti. Sei mica teatro. Questi petali di rosa sono come gocce di sangue sulla neve.
Sì. Pronto, Sandokan, ma sei impazzito? Che vuoi, Sturla? Ma cosa stai facendo? L'acrobata? Muoviti che siamo in un ritardo spaventoso. Sì, Sturla. E allora? Lo so che sono in ritardo, arrivo. Ecco appunto. Ah, Sturla. Cosa c'è? Lo sai perché Dio creò il gatto? Dai, muoviti, scendi. Per permettere all'uomo di accarezzare una tigre. Ma cosa dici? Come gocce di sangue sulla neve. Un cavallo! Un cavallo! Il mio ragno per un cavallo! Cari, grazie, vi amo tutti. Bene, bravo Osvaldo, bene così. Ne facciamo un'altra, va bene? Prepariamoci per farne un'altra. Pronti? Jack in campo. Motore! Partito. Riccardo terzo, 94, 4 secondi. Venticinque settantadue 19:27:43 Stop! Scusa Osvaldo, mi vorresti spiegare cosa vuol dire? Tanto mi fai sempre doppiare dall'Augusto Marcacci o dal caro Sandrino Ruffini. No, sai perfettamente che non sono io quello che vuole farti doppiare. Sì, sì, sì. Voi che ne dite? Dicono che la mia voce è chioccia. La mia faccia gli va bene. La voce no, chioccia. Capito? Come le galline. Non recita, Valenti, fa coccode. Dai, 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 dai. Pronti? Un'altra. Coccode. Specchio. Specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Ma tu, naturalmente. Io non sono niente. Non contiamo niente qui. Piccoli attori di un piccolo paese che fa piccoli film. Sei il numero uno, il migliore. In America dovremmo andare. A Hollywood. Altro che autarchia. Qui facciamo i film. In America fanno il cinema. Posta? Voilà. C'è roba decente? C'è la fila giù di roba decente. Tipo? Tipo questa. Ma questa può andare bene per te, mica per Sandokan. E vabbè, e allora questa. Molto meglio. E così tu saresti una mia ammiratrice? Sì, signore. Ho visto tutti i vostri film. Bene. Ti chiami? Manfrini Luisa. Meglio se dici prima il nome e poi il cognome. Non siamo mica in caserma. E poi quel Manfrini non suona bene. I miei si chiamano così. Sì, ovvio che si chiamano così. Ma non è un nome d'attrice. Manfrini, per carità. Pensi subito a brava gente. Onesti lavoratori che sudano sulla zolla, gente che appartiene alla dura e laboriosa razza degli audieri. Audieri? Audieri, quelli che debbono ascoltare gli ordini, sentire, audire. Gregari, sottoposti, gente così.
Bella, sei bella, non c'è che dire. Ma perché una ragazza come te, anziché sposare il figlio del farmacista o del notaio, anziché fabbricare audieri per il duce e per il re, pianta tutto e viene a Roma? Sono venuta per recitare, per fare l'attrice. Ma che cosa vuol dire fare l'attrice? Vediamo se lo sai. Interpretare ruoli diversi. Saper diventare tante altre persone. È questo che dicono alla filodrammatica del paesello? Invece cosa dovrei dire perché non si rida di me? Ti sarai mica offesa? No. Ma forse lo dite meglio voi cos'è un attore, così la prossima volta lo so. Sai quante ne vengono qui? Hai idea di quante ne passano qui, pronte a tutto? Belle come te, forse anche più di te, belle e puttane. E allora? Il più delle volte sono così primitive, così modeste, che la loro disponibilità mi deprime, mi mette malinconia. Le caccio via senza nemmeno provarle. Forse si fa prima se mi dici quello che ti serve, e io vedo se posso accontentarti. Buongiorno, mi scusi, posso parlarle? Signorina, scusi, dico lei, posso parlarle? Non ci posso credere. Signorina? Permette? Tiri giù le mani. Mi scusi, volevo solo presentarmi, mi chiamo Golfiero Goffredi e sto per cominciare un film. Gira, va, che oggi non è aria. Ma no, la prego, mi ascolti, non faccio mica il furbo. Non mi toccare, t'ho detto. Va bene, ma voglio proporle davvero una bella parte. In che film? Si intitola Donna perduta. Mai sentito. Mai visto annunciato su nessuna rivista. Infatti è il mio primo film. Devo produrmelo da solo, visto che il ministero non lo finanzia. Avrebbe dovuto interpretarlo da Duranti, ma è l'amica del ministro Pavolini. E il ministro le ha proibito di girare con me. E perché? Beh, sa, i fascisti non mi hanno molto in simpatia. Per carità, sentimento ricambiato. Io non sono che una povera comparsa. Lo so, la conosco, l'ho vista. E dove? Nel Figlio del Sultano. La schiava che tesse il velo della principessa. Inquadratura di pochi secondi, neanche parlo. Parli in Furia Meridiana, però. Come fate a ricordarlo? Me lo ricordo perché lo dicevi bene. E se non sei già l'amichetta di qualche gerarca che te lo proibisce, la parte potrebbe anche essere tua. Non sono l'amica di nessuno. Bene, meglio così. Anche se prima, naturalmente, dobbiamo fare un provino. Nel tuo ufficio o magari a casa tua? Ma cosa dici? Io sto solo cercando la mia attrice. Che bella casa. Ma sì. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie. Voglio dire, intendo fare qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa che ci rimetta gli anni, non sa nemmeno che c'era. Dammi scusa, signor Conte. Ah, Silvestro. Franz Prunt. Grazie, Silvestro. Puoi andare, grazie. Scusa, tesoro, senza offesa, ma il coltello in bocca è troppo. Non si fa. Guarda. Prima di tutto, schiena dritta. I gomiti sul tavolo mai. E poi le posate le devi tenere così. Vedi? Così. È molto semplice. Prova. E cosa c'entra col cinema? Dovrai frequentare il bel mondo, dovrai incantare tutti. Nessuno dovrà pensare di trovarsi di fronte a una ragazzotta sprovveduta. La gente si identificherà con te, ti prenderà a modello. Diventare una diva comporta una grande responsabilità. Vuoi farmi diventare una gran dama? Voglio che nessuno possa mai farti sentire a disagio.
Grazie per avermela prestata. No, no, tienila. Era di mia madre. Sai, mia madre era tedesca. Si portava sempre il freddo addosso. Ti sta bene, te la regalo. Senti, domani mando il costumista a prenderti. Voglio che ti studi un po'. Che si renda conto di cosa ti sta bene. E poi i capelli. Non lo so. Questa frangia. Tu hai una bella fronte, dovresti liberarla. Forse ti stanno meglio sciolti, sai? Non posso credere che sta succedendo a me. Non ci pensare, nanna. E se domattina quando mi sveglio scopro che non è vero niente? Stai tranquilla, tutto vero. Vieni su da me. Non mi lasciare sola. Domattina quando mi sveglio voglio che mi ripeti tutto parola per parola. Vai a dormire adesso. Troppo svelta. Nel bel mondo non si usa. Tesoro, nanna adesso, credimi. Meglio così. Non c'è la chiave, l'ho data a lui. Lui chi? Il tuo fidanzato, ti aspetta su. Complimenti. La scavrossa stavolta. Cosa ci fai qui? Mi fate molto tardi. Chi ti ha invitato? Tu. Comunque, non si entra nella camera di una ragazza se lei non c'è. Hai ragione. Per farmi perdonare ho portato questa. Oddio, non si presenta molto bene, ma non è colpa mia. È il tuo portiere che non è riuscito a procurarmi una glasette. Allora, a che cosa brindiamo? Non bevo. Va bene. Hai già bevuto con il tizio che ti ha riaccompagnato? Chi è? Fatti miei. Hai ragione. Hai ragione. Facciamolo. Dopo te ne vai. Sbrigati, dai, eravamo d'accordo. Sì, sì, eravamo d'accordo. Ma che fai, sei matto? Ho fatto due chiacchiere con il portiere. Mi ha detto che sei in arretrato di un paio di mensilità. Come si permette quel bastardo? Consideralo un prestito. Mi riderai quando diventi famoso. Non penso che ci rivedremo. E perché? Non sono una delle tue ragazze, Valenti. Belle e puttane. Sei la ragazza del tipo che ti ha riaccompagnato stanotte? No.
ma devo finire il turno, mi manca mezz'ora. E poi è vero chi lo sente. Faccio io la tua mezz'ora, non ti preoccupare. Vai. Se quella notte in camera sua ci fossi salito tu, non era meglio? La mia automobile? Sì, signor Valenti, chiamo subito per il vostro automobile. Dio, come mi piace quando lo dice al maschile, non al femminile, come d'annunzio. L'automobile, certo. L'automobile, a sfrazza, c'è posta? Sì, signore, ecco, signor Valenti. Prego. Grazie. Che succede di là? C'è una festa privata, un pranzo in onore di quella nuova attrice, la signora Luisa Ferida. La signora Luisa Ferida? E non c'è un invito per il signor Osvaldo Valenti? Temo di no. Amilcare, re degli Audieri, guarda bene. Oh, sì, certo, mi scusi. Deve essere arrivato oggi, nel pomeriggio. Grazie. Prendi il mio posto, io accompagno il signor Valenti. Buonasera maestro. Buonasera. Buonasera. Conoscete una canzone che si intitola Isn't It Romantic? Ma è americana. Chi se ne frega, ma è bella. Va bene. Grazie. Posso avere l'onore di questo ballo? Ma certo.
siete diventata molto sofisticata, mademoiselle Manfrini. Non mi chiamo più come gli Algeri. Mi chiamo Ferida adesso. Luisa Ferida. Lo so. C'è su tutti i giornali. Grande trovata, suono magnifico, ferida. C'è l'idea della ferita, l'idea del sangue, l'idea della fiera, della fierezza d'animo, dell'animale selvaggio e feroce. Un'idea di Golfiero. Dice che mi assomiglia di più. Bravo il conte. Certo che ti assomiglia di più. Come tutti i finocchi, le donne lui le conosce bene. Stringi meno, per favore. Grazie. Sei bellissima. Molto più bella di come ti ricordavo. Sei gentile. Peccato, però, tutte queste aree che ti dai non ti servono, non ne hai bisogno. Senti chi parla. Devo dare tu una lezione di umiltà. No, vorrei rivedere la ragazza che ho conosciuto. Non c'è più la ragazza che hai conosciuto. Niente più carne fresca a disposizione dei puttanieri. Mordi sempre, eh? Ho una stanza in questo albergo, la 414, chiedo sempre questo numero. Quello del poeta Yesenin all'Hotel Astoria d'Angleterre di Pietroburgo. Abbiamo ballato abbastanza. Ti saluto, Valenti. Dimmi un po', bella Luisa, con chi fai tardi la notte? Con chi vai a letto di questi qua? Con tutti. Adesso fa la finita. Col tuo regista mi sa di no, lo sanno tutti che le donne gli fanno schifo. Sarai mica l'amica di De Cupis, il produttore. Ma lo sai che nell'intimità si veste da infermierina? Ah, forse te la fai con Falieri, l'attor giovane. Oh, ho capito, ecco chi è il fortunato. Attilio Cardi, il direttore centrale della cinematografia, il braccio destro del duce, il grande artefice del cinema italiano. Finito il turno, signor Valenti. Ma il re degli Audieri non ha turni di lavoro. Ma ha una casa. Ma vuota, senza nessuno che l'aspetti. A proposito, Alcibiade, non avresti un paio di carnose fanciulle da mandarmi in camera? Ma c'è già una signora in camera sua che l'aspetta. Ma che dici? Accendere la luce. Abbiamo una cosa in sospeso noi due. Prendili, roba tua. Che cos'è? Siamo pari. Adesso posso anche andare. Forza, dobbiamo andare. Dai, chiedi, chiedi. Sveglia, dobbiamo andare via. Forza, fate come vi dice. Valenti, forza! C'è tempo da perdere, via! Dobbiamo cambiare rifugio. Milano per voi non è più sicura. Ma i tedeschi stanno trattando la resa, lo sanno tutti. Tra poco sarà tutto finito. Il problema non sono i tedeschi, neanche i fascisti. Il problema sono i nostri. Che vuoi dire?
Vuol dire che per salvarvi la pelle ci tocca di rischiare la nostra. Abbiamo l'ordine di fucilarvi. Ma il vostro amico qua insiste che ci vuole il processo regolare. Forse spera che ve la caviate. Preparate un posto, Sì. Non dire niente a nessuno che ci sono questi qua. Hai capito? Va bene. Neanche se te lo chiedono gli altri partigiani. Perché, zio? Chi sono? Non fare domande. Meno sai, meglio è. È vero che ci avete già condannati. Ma come ti dicono, Luisa, io farò di tutto per aiutarti. Cosa puoi fare tu? L'hai visto quel vero, mi fa paura agli occhi da pazzo. Mi dà retta, invece non è come pensi, anche lui lo sa che tu non hai fatto niente. Neanche lui ha fatto niente. Non è il momento adesso. La nona mostra internazionale d'arte cinematografica partecipano quest'anno 17 nazioni, comprendenti tutta l'Europa attiva, sana, operante. Il ministro della propaganda del Reich, sua eccellenza Goebbels, ricevuto dal ministro della cultura popolare, dal presidente della Biennale e della mostra del cinema Conte Volpi di Misurata e da numerose altre personalità, è giunto a Venezia per presenziare l'inaugurazione della mostra d'arte cinematografica. La sera al Palazzo della Mostra si è svolto lo spettacolo inaugurale. Una folla di critici, di intellettuali, di dame, remiva l'elegantissima sala. Il gran mondo cosmopolita e le personalità dell'industria cinematografica, convenute per questo eccezionale avvenimento artistico, trovano sulla meravigliosa spiaggia del Lido un soggiorno ideale. Allora, è andata apposta? Sì, un momento. Osvaldo, spero che non ti dispiace, ho invitato questa signorina a bordo. Ah, no, buonasera, benvenuta a bordo. La busta? Guarda, è qui, prendila tu. Attenta. Perché ci avete messo tanto? Ti ha visto qualcuno? No, non lo sa nessuno che sono qui. Meglio così. Cardi mi odia, sta facendo di tutto per non farmi lavorare. Non posso stare qui molto. Perché? C'è una festa minore. Ah. Allora vai, vai. Fatti riaccompagnare da Sturla. Non vuoi sapere chi ha vinto? Ma chi se ne frega. Tanto io non di certo. E neanche tu, se no non saresti qua. Ah. Bella. Miglior attrice Luisa Ferida. Brava, complimenti.
Cosa ci trovi in quella roba lì? Vuoi provare? Non c'è bisogno di tirarla su col naso. Basta metterla su una mucosa. La lingua, le gengive, le labbra. Qualunque mucosa. Qualcun altro oltre allo studio al corrente di questa registrazione? Parola mia d'onore no, eccellenza. No, lasciate, lasciate. Potete andare. No, no. Di qua. Fate passare. Cara, che bellezza, che eleganza. Cosa ci fa quel catafalco? A che cosa debbo l'onore della tua visita? Non hai mai voluto venire al ministero? Sono qui per chiederti un favore. E non possiamo parlarne a casa? No. È una richiesta formale, per questo sono venuta qui. Ti ascolto. Il tuo ministero non ha approvato il film di Goffredi. Le banche non gli fanno credito. Perché? Un film bellissimo. Una grande occasione per me, una parte splendida. Ma Goffredi è un antifascista e non perde occasione per dimostrarlo. Adesso pretende addirittura che lo finanziamo. Goffredi non pretende nulla. È un artista. Non si occupa di politica. Allora, visto che è così ricco, perché non se li produce da soli i suoi film? Guarda che se il tuo ministro non vuol far niente, io sono pronta a ricorrere al Duce in persona. Il copione di Golfiero. Chi ha fatto tutti questi scarabocchi? Il Duce? Non riconosci la calligrafia? Il Duce. Gli piace correggere i compiti. Non ha niente di meglio da fare. Ascolta, Luisa. Lascia perdere Goffredi. Se l'è cercata in tutti i modi. E comunque le occasioni non ti mancano. Tutti i nostri migliori registi ti vogliono. Golfiero è un'altra cosa, lo sai benissimo. Hai un sacco di proposte. Film importanti, grandi registi, grandi operatori. Chiarini ti vuole per il suo prossimo film. Anche Poggioli ti vuole per il suo. Anche Blasetti sa per questo.
E il protagonista maschile? Osvaldo Valenti. Osvaldo Valenti. Osvaldo Valenti. Ma Valenti non è quell'attore che recita così? Spegni immediatamente, spegni! Troia, puttana! È una cosa infame, come hai fatto a farmi spegnere? Ragazzi, Mazio, allora? L'avete fatto? No, non ancora. Come no? Lo sapete cosa significa disobbedire agli ordini? Qui ci sta scritto che sono stati fucilati. Sono stati loro a consegnarsi. Non li fuciliamo senza un processo. Un processo? Per due degenerati? Per due assassini torturatori? C'è già stato un processo. Eccola là la sentenza. No, io parlo di un processo regolare. Con l'accusa, la difesa, i testimoni e soprattutto la voglia di sapere la verità. Se sono i mascalzoni che dici, avranno quello che si meritano. Vero? Anche tu la pensi così? Sì. Ormai ci siamo. Come sapete, la data dell'insurrezione è fissata. A parte pochi esaltati, i fascisti si arrendono tutti. Molti addirittura entrano nelle file della resistenza. Magnifico. Gente specchiata, fidatissima. Senti, Taylor, a guerra finita cosa pensi che succederà? Sai quanto odio accumulato, quanto dolore, quanta voglia di vendetta, di regolamento di conti, anche personali? Ma noi non vogliamo questo. Un bagno di sangue non è la soluzione. E quale sarebbe la soluzione? Far pagare il conto a Valenti e la ferita? Il conto lo pagheranno i bastardi, i figli di puttana, i capi, quelli che hanno responsabilità. Dai il buon esempio e salvi la vita a tutti gli altri. E i figli di puttana, i bastardi, quelli in vista, chi le decide? Il pettegolezzo? Hai ragione. Sarebbe terribile se fossero condannati dagli innocenti. Però se tutto quello che si dice fosse vero, se davvero avessero compiuto quelle cose orrende di cui sono accusati, tu, Taylor, onestamente, come ti comporteresti? Se qualcuno mi dimostrasse che sono stati loro a fare quelle cose, sono disposto a fucilarli io stesso. Mi sembra che anche tu non sei così sicuro che non abbiano fatto niente. Come l'hai saputo? Silvestro. Col fiero, che orrore. Ma perché succede una cosa del genere? Avrei preferito mi mandassero capri, ma anche vento te ne può andare. Ma noi abbiamo amici influenti. Edda, Galeazzo, possiamo arrivare fino al 200 in persona. Ci mancherebbe altro. Bravo, fa l'eroe. Ti senti importante adesso che ti mandano al confine come gli antifascisti veri? Cosa vuoi dire? Scusami, non volevo. Non volevo dirle quelle cose, non le penso.
Sa male. Però l'ambasciatore, Bravo. Allora, chi sta le carte? È molto tardi, sono stanca, vieni a letto. Io voglio approfittare della cortesia di questi gentiluomini che mi danno la possibilità di rifarmi. Tu vai a letto, vai. Je offre 3 000. Non. Voilà, monsieur. Carte. Regarde, je suis servi, merci. Parola al servito. Tout l'argent sur le table. Ha una penna? Sì. Excusez-moi, monsieur. Je n'accepte jamais d'échec. Et alors? C'est ma règle. Chi ha detto? Dovendo dominare il mondo non sarebbe meglio imparare le lingue? In che senso? Lascia perdere. Ha detto niente assegni. Ah. Attendez-vous, monsieur. Je vais jouer ma place dans ce lit. Non ho capito. E dai che hai capito. Bien. Le donne non mi tradiscono mai, monsieur. C'est la vie. Je suis vraiment désolé, monsieur. Io sono veramente desolato. Hai vinto? Cosa credi di fare? Che vuoi dire? Vengo a letto. Pensi che non abbia capito cosa è successo. E adesso te ne vieni qui, come se nulla fosse. E allora? Ho vinto sì o no? E se avessi perso? Dovevo perdere. Volevo perdere, brutta troia. Tanto uno più nemmeno, che differenza fa? Sei impazzito. Ah sì? E dove sei andata stamattina? Da quale cazzo sei andata? Sono stata Gaeta, da Golfiero. Ecco! Ecco cosa? Ma tu pensi veramente che io sia cretino? Che tu non sappia di te, di quel finocchio di merda? Ma cosa dici? Cosa ti viene in mente? E questa? Che mi dici di questa? Osvaldo, ma è una foto di scena. Stavamo girando il nostro film. Ah sì? E tu te la tieni nella borsetta come una fidanzatina? Come una borgesuccia con la foto del soldatino? Invertito pederasta di merda. Asfalto. Ma tu sei geloso. Sei geloso, amore, vieni. Quale geloso? Sei geloso, sei geloso. Ci sei cascata, Monella. Hai avuto paura.
Che stupido! Ma col fieruccio tuo non ti ha detto niente della sublime arte dell'istrione? Sei geloso, non vuoi neppure ammettere. Valenti non è geloso, Sandokan non ha rivali. Sta zitto. Zitto. Non rovinare tutto. Facciamo un bambino asfalto. Vorrei comprare in bazar di Zanzibar, andar piano piano passeggiando. Mi puoi accendere la candela? Ballare con Mariannina la polchettina, sentirne il cuore, boom boom, lei è boom boom, lei è. Se io fossi milionario, quante cose vorrei fare? 100 ed una pazzia. Meglio che la lasci stare quella lì. Perché? Perché suo zio t'accoppa. Quando che finisce sta porca di guerra, quella lì me la sposo. Sento che si muove. È lui? È chi? Come fai a sapere che è maschio? Lo so. Lo faremo nascere in mare. Così non sarà né francese, né spagnolo, né italiano. Ma sarà solo di Valentia. O di Feridia. Cosa? O meglio ancora, di Sandokania. Signora! Sandokan, venite! La radio, presto! Il radio? Ma che succede? Vieni. Ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Ora, immagino la scena. Che guitto pomposo. Sta zitto, fammi sentire. Ma perché? Che bisogno c'è? Ha paura che lo zio Adolfo si pappi tutto. Gli servono un po' di morti per farsi dare qualche avanzo. Che succederà adesso? E poi che succede? I tedeschi hanno già fatto tutto. Ci stiamo precipitando in soccorso al vincitore. Durerà pochi giorni, vedrai. Finirà tutto prima che nasca il bambino. L'esistenza medesima del popolo italiano. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.
Appena si addormenta, fai sparire tutta sta roba. Certo, Sandokan, stai tranquillo. Cosa fai? Ti ho portato da mangiare. Lasciami lì, grazie. Calmati. Va via. Vattene! Scusami per prima. C'era il moroso? No. Uno che
che ti piace ce l'hai. No. Beh, forse sì. Mi piace il Piero. Chi sarebbe il Piero? Uno dei due ragazzi che sta qui fuori. Quello coi ricci. E lui lo sa? No. Deve farla lui la prima mossa. Sono sempre le donne a fare la prima mossa. Come ti chiami? Irene. Voglio farti un regalo, Irene. Per quando ti sposi il Piero. Dopo pensano che te l'ho rubata. La metti quando non ti vede nessuno. Al polso o alla caviglia. Grazie. In più di 20 anni l'Italia fascista veramente aveva operato formidabili cose. Dov'era l'acquitrinio, la malaria, la morte? Il fascismo, con le sole forze della nostra nazione e con una sovrumana volontà ed energia, aveva riportato la vita e creato nel vivo delle secolari paludi, province e città. Una volta ridato al paese possibilità più vaste e più respiranti, la nuova Italia del popolo marciò la conquista di un impero nel cuore dell'Africa. Ma in 45 giorni di intrigo, di viltà, di fango riaffiorato, tutto andò perduto. Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. L'Italia scomparve d'un tratto inghiottita nel baratro del tradimento. E l'8 settembre, con il nemico che avanzava soltanto tenuto dai soldati di Hitler, la bandiera della patria fu vergognosamente ammainata dai territori occupati. Ma un giorno, poiché certamente c'è un Dio dell'Italia, dal massiccio del Gran Sasso s'alzò una cicogna e l'uomo del nostro destino ci fu restituito. In tanto guasto nacque la giovane Repubblica. I migliori figli dell'Italia, rivestito il grigio verde di 4 guerre, alla voce prodigiosa di chi ci guida, pronti rispondono: contro tutti vinceremo. Sono molti posti vuoti in questa sala. Sono quelli dei profittatori che fino a ieri hanno applaudito il capo del fascismo e ora gli voltano le spalle. Tanto meglio, siete rimasti voi, i migliori. Sarà con voi che il cinema italiano risorgerà. Diciamo subito le cose come stanno. Roma non potrà essere difesa a lungo. Per questa ragione abbiamo deciso di trasferire tutto a Venezia, dove in piena collaborazione con l'alleato germanico riprenderete il vostro lavoro. Cinecittà risorgerà sulla laguna. Non ci sono i De Sica, i Blasetti, i Rossellini, i soldati? Tanto meglio, il cinema italiano può benissimo farne a meno. Grazie, potete andare. Venite con me, Valenti, vi devo parlare. Intendete di imboscarvi anche voi come gli altri? Imboscarmi? Io? Come se non lo sapessi che appena fuori di qui fideranno a nascondersi in Vaticano. Meglio, così finalmente mi offriranno dei bei ruoli. Siamo al capolinea, Valenti. È finita. Non so come né esattamente quando, ma so che è finita. Ma come? Proprio ora che il Duce riprende il comando degli eroi senza macchia? Il Duce è ostaggio del Führer. Accetta di fare il fantoccio per salvare il salvabile. Non è molto incoraggiante sentirvi parlare così, Cardi. Il direttore generale per la cinematografia. Non vi sta parlando il direttore, ma un amico. Un amico? Un amico di Luisa, non vostro. Non potete neppure immaginare fino a che punto io vi detesti. Mi dispiace, Cardi. Pensavo che dopo tanto tempo vi foste rassegnato. Io vi tengo d'occhio, Valenti. So chi siete. Davvero? Siete un giocatore. Vivete molto al di sopra dei vostri mezzi. Siete in mano agli strozzini. E non avete nemmeno mai preso la tessera del partito. Ma forse perché erano imbarazzati.
Però mi hanno dato questa. Sempre bascone, Valenti. Avete ragione, Cardi. Sono un tossicomane. Uno scialacquatore, un giocatore, un dissoluto. Tutto vero. Soprattutto sono un attore, e questa forse è la cosa peggiore. Io incarno le fantasie degli altri. Rappresento quello che tutti vorrebbero fare e non osano. Per questo mi rifilano sempre la parte del cattivo. E allora, visto che mi vedete così, io il cattivo lo faccio sul serio. Lo faccio nella vita. Da 10 anni sto girando un film, si intitola Sangue Pazzo, un modo di dire siciliano. Probabilmente non lo finirò mai. Che cos'è Sangue Pazzo? È la mia merda. Proprio così, la merda. La merda, il sangue, i soldi, il sesso. Quello che vogliamo nascondere, quello che non vogliamo sapere, quello che i nostri filmetti prudenti e conformisti non mostrano mai. C'è chi vorrebbe essere un eroe, come il nostro caro Duce. Chi vorrebbe essere un galantuomo, come voi, Cardi, che amate Luisa ma la spiate dal buco della serratura. E c'è chi, come me, prova una strana, deliziosa voluttà nel degradarsi, nello sprofondare, nel trasformare tutto per l'appunto in merda. Eccomi qua. E Luisa? Che cosa c'entra in tutto questo? Luisa sarebbe stato molto meglio che assomigliasse a voi, amico Cardi. Le donne sono fatte per fare dei figli, per mettere su famiglia, per invecchiare al caldo, al sicuro. Luisa invece purtroppo assomiglia a me. Io non verrò a Venezia. Questa è una lettera di dimissioni. Ma come, dopo il discorso che ci avete fatto? In questa lettera vi indico come il mio successore. Sarete un ottimo direttore generale, ne sono sicuro. La consegnerete voi stesso al ministro. Ma se avete appena finito di dirmi che andrà tutto a rotoli. Ascoltatemi bene, Valenti. Il direttore generale ha lo stesso trattamento di un ministro. Il suo lavoro lo obbliga a muoversi, a incontrare persone. In altre parole, può viaggiare con passaporto diplomatico, senza alcuna restrizione, mi seguite? Vi seguo, ma non capisco dove volete arrivare. Il direttore generale può programmare una visita in Spagna. E dalla Spagna potete raggiungere con facilità il Sud America. Siete ancora in tempo. E potete salvarvi, voi e Luisa. Mi lasciate di stucco, Cardi. Mi state proponendo di scappare? Siamo detti tutto, Valenti. Non vi dimenticate di rappresentare i miei rispetti alla signora Ferida. E voi che farete? Guarderò la vostra stella brillare sempre più alta nel cielo. Illustrissima Eccellenza, con questa lettera sono a comunicarvi le mie dimissioni dall'incarico di direttore generale per la cinematografia presso codesto ministero. Decisione irrevocabile alla quale mi vedo costretto per gravi motivi di salute. Nel contempo ardisco indicarvi nella persona del celebre attore Osvaldo Valenti, l'attore della qui presente, un candidato lodevole, dotato del necessario prestigio, della determinazione, della personalità e delle competenze atte a ricoprire l'incarico che dolorosamente lascio. In fede, Attilio Cardi, Roma, 4 ottobre 1943, 21esimo era fascista.
Che piacere vederti. Siete apparsi come due divinità. Mi inchino. Luisa, ti ricordi il principe Junio Valerio Borghese? Come sta, principe? Da quando l'ho vista molto meglio. Vedo che hai da fare, non voglio farti perdere tempo. Che aspetti, no? Mi avevano detto che eravate in arrivo. Andiamo a bere qualcosa. Non me ne voglia, principe, ma il viaggio è stato lungo. Non vedo l'ora di buttarmi a letto. Sei un uomo fortunato, Valenti. Valenti, qui dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo riprendere l'iniziativa. Non si può starsene rintanati come fa Mussolini e lasciare tutto in mani tedeschi. Se oggi non ci fossero reparti come la decima, che combattono, che mantengono la parola data, lo sai che farebbero i tedeschi? Ci ridurrebbero come Polonia, Ungheria e Olanda. Un cumulo di macerie. Sono pienamente d'accordo. I signori mi scusino? Mi scusi, noi signori. No, no, vi prego, restate pure comodi, vi prego, per carità. Che c'è mia figlia che vorrebbe tanto, mi scusino davvero, un autografo del signor Valenti. Come si chiama? Valentina, in suo onore. Valentina Osvaldo Valenti. Grazie, grazie tanto. E scusino se vi ho disturbato. Mi sa che la ragazzina era una scusa. L'autografo lo voleva lei. Sbava per un attore e non si è nemmeno resa conto di aver avuto davanti l'eroe d'Alessandria. Questo dimostra una cosa. Cosa? Che oggi gli eroi siete voi. La celebrità viaggia più veloce di qualsiasi impresa. E che ti dicevo? Cretina? No, la gente ha bisogno di identificarsi in qualcuno. Non sottovalutarla la celebrità. Può essere molto importante. Se la sai mettere a servizio di una giusta causa. Non è un film. È la mia uniforme. Tenente Valenti, decima flottiglia MAS. Questa volta faccio sul serio. Ti sei arruolato? Ma sei ammattito? Che c'entri tu con la guerra? Do una mano a Borghese. Dice che tiro sul morale ai ragazzi, dice che mi verranno dietro. Meglio che si arruolino con la decima piuttosto che coi fascisti. Ah sì? E quale sarebbe la differenza? I fascisti vogliono solo vendicarsi, ce l'hanno a morte con tutti gli italiani. Per la decima invece i nemici restano gli angloamericani. Ma senti, sei sempre disprezzato la politica. Anche Borghese disprezza la politica, per questo mi piace. Almeno con lui ci combina qualcosa. Perché? Cosa devi combinare? Se pensi che mi diverta stare qui a fare dei filmetti cretini e a passare le serate giocando a carte con i tedeschi... Allora non è stata questa grande idea venire qui a Venezia? No, non è stata una buona idea. Andate. Dall'altra parte. Lo sai perché non è stata una buona idea? Perché tu non hai voluto fare niente per aiutarmi. Aiutarti? Aiutarmi, sì, a cambiare le cose. A cercare di fare dei film meno cretini. Invece te ne stai seduta qua dentro a deprimerti. Rifiuti i copioni senza neanche leggerli. Perché tu li chiami copioni, questi? Ma che c'entra? È lavoro. Ma litigano? Sì, prima litigano e poi scopano. Ma da un po' di tempo a questa parte litigano e basta. Sì, va bene, sono sceneggiature mediocri, scritte male, d'accordo. Alfiero Corazza non sarà Fritz Lang, ma almeno ti fa fare quello che vuoi. E che regista è uno che ti fa fare quello che vuoi? Io voglio fare i film, quelli veri, non queste porcate. Almeno in queste porcate siamo protagonisti. Nei film, quelli veri, ci toccavano sempre i secondi ruoli. Almeno erano bei ruoli. Però, sta divisa fa sempre la sua porca figura. Perfetta. Sembra la controfigura di Borghese. Fatemi almeno un piacere. O cielo, comandatemi. Andate, finitela e non tormentatemi di più. È questa la grazia che avete promesso accordarmi? Io non vi impedisco che la conduciate. Ma con malanimo. Non dovete badare all'animo mio. Basta che badiate al vostro. Soddisfacciate. Come? Non badate, soddisfacciate. Stop!
Stop! La battuta Stop. È non dovete badare all'animo mio, basta che soddisfacciate al vostro. Se tu dici badate, è una ripetizione, è brutto, è stonato. Sì, scusate, scusatemi. Ah, scusa, Svaldo, hai ragione, mi sono confusa. No, non ti preoccupare, figure. Alfiero, un'altra. Signorina, ne vogliamo fare un'altra? Sì. Non badate all'animo mio, basta che soddisfacciate il vostro. Sì, sì. Certo, caro. Ecco, sì. Brava. Rifacciamo da capo. Tutti in posizione di partenza, avanti. Dai, ritorniamo tutti in posizione. Fermi, fermi. Facciamo un'altra. Pronti a girare. Motore. Partito. Chuck in campo. 26, 4, 39esima. Buona. Azione. Vai, Otto. È questa la grazia che avete promesso accordarmi? Io non vi impedisco che la conduciate. Ma con malanimo. Non dovete badare all'animo mio. Basta che badiate... Soddisfacciate. Scusate! Stop! Oggi proprio non mi viene. Basta che soddisfacciate all'animo vostro. In quanto a me sarà mia cura soddisfare le voglie del ministro nel caso avesse desiderio di farsi fare un bel pompino, che è l'unico motivo per cui sono su questo set, per cui faccio l'attrice. Pasquale! Pasquale! Cosa? Fate curazza! Curazza! Ma ti sei ammattito? Ma mica puoi parlare così a quella? Quella ci ferma il film! Capirai che tragedia. Ma perché fai così? Perché fai lo stronzo? Questi sono i film che ci fanno fare! E a te va bene così? Tu sei venuto qui per fare dei film di merda? Per metterci sulla tetti di fronte alla prima pompinara di turno? Ah, tu fai così? Bravo! Da certo, magari quelli a te non ti toccano, tu gli fai paura. La decima gli fa paura, ci provi a dirmi qualcosa, vedrai che gli succede. Mettila giù che può partire un colpo. Sì, parte un colpo. Po, 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 po! Io lo sapevo che non ci dovevamo venire qua. E questa era una trappola, noi dovevamo rimanere a Roma. Che poi a Roma hanno pure ricominciato a girare. Non si sa con quali mezzi, non si sa con quale pellicola. Robertino Rossellini sta facendo un film su Roma. Robertino Rossellini, uno che è stato il mio assistente. Sta a Roma e fa il suo film con la Magnani e con Fabrizio. Magnani e Fabrizio, due attori del varietà, cos'è, un film comico? Non lo so, non credo. Magnani e Fabrizio. Un ruolo per Valenti non c'era. Fabrizio dovevano prendere. Che gli fanno fare a Fabrizio? Un prete, mi pare. Un prete? Io non l'ho mai fatto il prete. Nessuno me l'ha mai proposto. Non ci credono che Valenti possa fare un prete. Alfieruccio, ti prego, nel prossimo film me lo fai fare tu, un prete? Ma non è che ti farà male tutta quella roba lì?
fermati! Fermati! Tu, va a togliere la divisa a quei bastardi. Cerca le due, pulite. Buona idea. Così riusciamo a passare i posti di blocco. Vai! Vai, Luisa, vai. Siete vicino il Piero. Quello con Rich. Sergente? Vieni un po' qua. Che succede? Ho l'ordine di controllare tutti quelli che passano. Li vedi, Grady? Mi hai riconosciuto, hai capito chi sono? Siete Osvaldo Valenti. Il tenente Osvaldo Valenti. Agli ordini. Togli la sbarra, facci passare. Fate passare. Fate passare. Achilli, non mi riconosci, sono vero. Vieni giù. Vero, devo parlarti. Che c'è? Quei due sono Valenti alla ferita. E se fosse? Qui c'è scritto che sono stati fucilati. Appunto, li hanno già fucilati. E magari invece non sono stati fucilati e c'è qualcuno che sta perdendo tempo. Ho l'ordine di consegnarli al CLN, ci penseranno loro. È meglio se li consegni a me. Ho detto che ce li porto io.
Camminate vicino al muro, che c'è il rischio dei cecchini. Fai come ti dice. Buongiorno, sono Leonardo Rivabene. Devo consegnare questi fiori da parte di una persona. Di chi? C'è un biglietto. Golfiero. Il mio cugino. Quel bastardo. Deve essere un'ultima casa. Attenti, tenetevi sulla destra. Venite. Ferma, ferma. Vai, corri, ferma con la macchina. Fermatemi. Prendi le gambe, prendi le gambe. Piano, 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 piano. Prendi le gambe. Con calma, piano. Invece di tornare a Roma, ho attraversato le linee e mi sono arruolato nelle forze alleate. Mi hanno paracadutato qui nel nord per svolgere attività clandestina. E di lui ti fidi? Beh, se non posso più fidarmi nemmeno di mio cugino, lui rischia molto più di me. Potresti anche denunciarlo. Sai che non lo farei mai. Lo so, per questo sono qua. Sono voluto a prenderti e portarti via. Ma che stai dicendo? Devo rientrare subito a Milano, voglio che tu venga via con me. Ma perché? Perché non devi restare qui, non puoi più mischiarti a questa gente. È troppo tardi. No, Luisa. La gente ha simpatia per te, non li hai ancora delusi. Ma penso. Però devi lasciare Venezia, far perdere le tracce. Roma è stata liberata. Potresti nasconderti a casa mia, lì nessuno ti farà del male. Mi nasconderesti anche lui. Come posso nasconderlo con quello che combina? Si compromette in tutti i modi. Si pavoneggia nella divisa della decima. Partecipa ai rastrellamenti. Non è vero. La decima non fa rastrellamenti. Certo, come no, non fanno rastrellamenti. Ma è possibile che tu non abbia ancora capito che cosa sta succedendo? È possibile non ti renda conto che stai in mezzo a una banda di criminali? Osvaldo non farebbe mai male a nessuno. Lo sai benissimo. È soltanto un incosciente, un ragazzino. Non sono qui per lui. Sono qui per te. Ma come ti viene in mente che possa piantarlo in asso? Come puoi pensare che possa mollarlo così? Luisa, ti prego, apri gli occhi. Sei stato innamorato di qualcuno. Cosa c'entra? Cosa vuol dire? Avessi mai amato qualcuno, capiresti. Sciocchezze, le cavaliere si innamorano.
Ferida, vieni con me. Taylor vuole vederti. No, tu resti qui. Seguimi. Continua a non dirmi che me la cavo. Certo che te la cavi. La cosa strana è che non... è che non sento più niente. Devono avermi riempito di morfina. Però... devi fargli un processo regolare. Altrimenti dovrai fare i conti con me. Va bene, te lo prometto. Non ti faccio fare il mio prossimo film. Ce l'ho fatto, Osvaldo, ce l'ho fatto. Io te lo tanto, dove sei stato? Sbrigati. Quante ne hai prese? 4. Adesso 3. 3? Cazzo ce ne faccio io con te? Hai detto che ne prendevi molto di più. Ma mica è colpa mia. Se in giro non se ne trova. E di più sti bastardi vogliono essere pagati in oro. Non è possibile che non si trova più nulla. Veramente una possibilità ci sarebbe. Possibilità. Bisogna andare a Milano, dove ci sono gli ospedali. C'è più giro lì, anche se è brutta gente. Ah, davvero? E come c'entra in ospedale? Mi faccio ricoverare, mi iscrivo alla facoltà di medicina. Bisognerebbe organizzare una visita ai feriti, magari se venisse anche la signora Luisa. Ma sei impazzito? Come ti viene in mente una porcata così? I feriti hanno bisogno di morfina. Io! Non ho bisogno, io! Hai visto come cazzo stavo prima, sì o no? Surlesci un attimo. Esci! Cos'è? Vuoi farmi un'altra predica? Ti rendi conto di quello che fai? Quale sarà il punto dove ti fermi? Sei una cretina, una borghesuccia. In fondo sei rimasta la comparsa! Mi fa senso! Mi fa schifo! Ma perché non ti levi dai coglioni? Ah!
Buongiorno. Pietro Koch, Polizia Speciale, SS Italiane. Signora. Questi petali di rosa sono come gocce di sangue sulla neve. Grande, grandissimo Valenti, sei il mio idolo. Siete tutte e due i miei idoli. Ferida Valenti, i migliori attori del cinema italiano. Tu da quant'è che fai gli affari in proprio? No, no, Pietro. Le presi per te queste. Guarda, le presi per te, Pietro. Sono i tuoi. Sono i tuoi. Bravo. Faccino delizioso. Ma l'hai ripresa la Dusnella, la mia bambina? Sì. Luisa, ma non trovi che ti somiglia? Sì, è vero. Un po' mi somiglia. Capirai, sei il suo idolo. Ti copia in tutto. Daisy, Daisy, vieni qui. Fatti vedere dall'originale. Dai, Daisy, non essere timida, vieni. Piacere. Marchi Dusnella. Daisy. Valenti, quando la Luisa ha il mal di testa te la mando come controfigura. Guarda che ci sa fare, eh? Alla Dusnella, allora. La donna per i mal di testa. E a Pietro Koch, l'uomo che usa la testa come bersaglio. Grande, grande Valenti, il gigante della vita e dello schermo. Troppo buono. A Luisa Ferida, la più bella d'Italia. A Luisa Ferida, la più bella del mondo. Evviva, evviva! Salute! Evviva. Senti un po', Koch, toglimi una curiosità. Comandi. Dove li tieni i prigionieri? Quali prigionieri? Quelli che torturi per conto dei nazisti. Vuoi vederli? Vuoi filmarli? Forza, venite. Forza, Daisy. Dagli da mangiare. Che cosa? Come che cosa? Questo? Questo? Che c'è? Guarda che è quello che mangiamo anche noi, eh? Forza, Daisy, dagli da mangiare! Robetta prelibata. Peccato però, eh? Peccato.
Peccato che la signora Luisa non li ha voluti vedere i prigionieri. Si sarebbero divertiti. Vorrà dire che si dovranno accontentare della controfigura, no? Vediamo se ci cascano, eh. Lo sapete chi ve la dà la pappa oggi? L'attrice più importante del cinema italiano, la signora Luisa Ferida. E lo sapete? Lo sapete da chi è accompagnata? Dall'attore più importante del cinema italiano, Osvaldo Valenti. Devo riprendere, eh? No. Devo filmare? Dai, c'è sta cosa, filma, dai. Dai, non mica niente da nascondere io. Filma. Gira, gira. Forza, signori, facciamo un bel applauso a Luisa Ferida e Osvaldo Valenti. Forza! Vai via! Faccio. Cosa ci fai con questi parabutti? Vai via! Ho detto stai zitto! Tu sei un artista! Ho detto zitto! Via! Vai via! Vuoi far passare quella troia di lista! Vai via! Zitta! Questi parabutti! Zitta! Vai via! Zitta! Mi sveglio nel mezzo della notte, in preda agli incubi. Sento il mio corpo come se fosse estraneo, non mi appartenesse più. Non è più il mio, non lo riconosco. Da 2 anni non ho le mestruazioni. Non ti preoccupare, cara. Con la gravidanza tutto andrà a posto. Come? Sei incinta di 3 mesi, cara. Ma sei contenta, sì o no? Delizioso controllino dei documenti e ce ne andiamo. In questo tram si nascondono dei pericolosi banditi? No. Madre, devo controllare sotto le vostre vesti. Scherzo, scherzo. Signora, lei nasconde qualcosa? No, ci mancherebbe. Mi scusi, signore. Avete un po' di schiuma da barba sul coppino. Grazie. Dovere? Mi dispiace se mi siedo qui accanto a voi. Prego. Scusate, tenente. Dimmi, divina fanciulla. Voi siete Osvaldo Valenti? Fui Sandokan, Giannettaccio, Enrico, Gengis Khan. Fui il turco crudele, il perfido barone, l'assassino, il generale, il seduttore. Non sono mai stato prete. Ebbene sì, Valenti è il mio nome, Osvaldo Valenti. Nato a Costantinopoli e morto 1000 volte in 1000 posti. Signor Valenti, mi
può fare un autografo? E se fossi analfabeta? Come ti chiami? Ginevra. Ginevra. Tu come ti chiami? Italo. Itala. Che buon odore di scuola, di carne vergine. Basta, basta, ragazzi. Forza, ai vostri posti. Nulla è più squallido della vanità degli attori. Finiamola. Ma state girando qualche film? Sto per cominciare le riprese di un film bellissimo. Lo interpreterò a fianco di mia moglie, Luisa Ferida. Si intitola Sangue pazzo e lo dirigerà il più grande dei registi italiani, il regista Golfiero Goffredi. Di che storia è? È una storia d'amore. Due uomini amano la stessa donna e per questo si odiano. Vanno a combattere una guerra l'uno contro l'altro. La donna li ama entrambi e non sa scegliere. Non può scegliere, non sarebbe giusto scegliere. Ognuno dei due è una parte di lei. Il bene e il male? No, troppo comodo, troppo facile. Il bene e il male sono mischiati. Tutte e due sono il bene e il male. Anche lei è il bene e il male. E come va a finire? Come tutte le favole. Arrivano i nostri e il cattivo muore. Basta, basta. Via, 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 non posso dire altro. Via, ai vostri posti. Decima! A muala di Siem! Odiere, apri, scendiamo qua! Sì, certo, è un bel anello, ma voglio farti vedere una cosa. Certo, magari alla Daisy... Daisy! Magari alla Daisy potrebbe eccitarla l'idea di avere un anello della Ferida. Buongiorno, signora Luisa. Ciao, Daisy. Daisy, guarda che carina la signora Ferida. Ti regala questo anello. Che cosa? Davvero, è per me? Sì, è per te. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Oh, è tutta infarinata. Ma mi sa che la signora Ferida non dà mai niente per niente. Che bello. Chissà cosa vuole in cambio. Chissà cosa vuoi tu in cambio. Come sei bella. Belle? Come siete belle? Sì. Sì, così, così. Sì, sì. Spogliala. Spogliala. Sì, così. Dicate. Sì. Bella. Luisa. Luisa, la mia piccola Daisy. Bella che siete. Sì. Metti via quella pistola. Cosa? Non vedi che le dai fastidio? Sì, sì. La tolgo la pistola. Ecco. L'ho tolta.
Io non lo tengo. Non lo voglio più tenere. Cos'è che non tieni? Non in questo mondo, non in questa vita. Ma che cosa? Chi? Il bambino. Non lo voglio più. Aspetti un bambino. Io non lo voglio, questo bambino. Io non lo metto al mondo un altro come te. Bambino, sta dentro di me, al sicuro. Mio padre ci teneva molto che io avessi un figlio. Un figlio tuo verrebbe fuori bellissimo. Un figlio. Avrei potuto farlo solo. Quando guarisci, noi due scappiamo insieme e facciamo altri 10 di figli. Tanto sei ricco abbastanza. 10. Thank you.
sostanzialmente. Faccia entrare il testimone d'accusa. Dove eri finito? L'imputato stia al suo posto. Testimone Sturla si è meritato la nostra fiducia. È stato grazie a lui che siamo arrivati all'arresto del ministro Buffarini Guidi. Se è questa la gente che lavora per voi, state freschi. L'imputato cerchi di mantenere un contegno di riguardo nei confronti del testimone. Prego. Io... per molto tempo ho frequentato i papaveri. I papaveri sì, ma quelli da oppio. Silenzio, faccio sgombrare! Forza, Smerdiakov. Racconta che cosa procuravi tu ai papaveri. Zitto. Devi stare zitto! Allora? Io ho fatto, mi hanno costretto a fare, io non c'entro, io non ho fatto niente, io non ho mai torturato nessuno. Sturla, non sei tu sotto accusa, limitati a esporre i fatti per quello che sono. Io non ce l'ho con nessuno. Sturla, noi vogliamo sapere se quest'uomo, Osvaldo Valenti, è stato fascista. Domanda chiara, risposta chiara, sì o no? Hai capito la domanda? Lui non è che sia fascista, lui è Sandokan. Pirata della Malesia. Silenzio, il processo riprende a porte chiuse. Silenzio perché faccio svuotare l'aula. Siamo in un tribunale, Sturla, non al caffè. Ti rifaccio la domanda. Il Valenti è stato fascista, sì o no? Che cosa devo fare, Sandokan? Sandokan, che cosa faccio? Dimmelo tu! Ce ne andiamo. Ti porto via. Fuori di qui. Vi lascio liberi. Muovetevi prima che si ripensi. Ma per i bagagli? No, non c'è tempo. Le pizze del mio figlio. Progetto di no. Una sola! No, proprio sola! Una sola! Hai forza! Vero? Sai cosa sono le controfigure? Metti che noi non siamo Valenti alla ferita. Metti che Valenti alla ferita sono scappati in Argentina, in Spagna, al sicuro. Metti che noi siamo solo le loro controfigure.
due povere disgraziate contro figure che non c'entrano niente. Ci hai mai pensato? Siamo tutti contro figure. Andate, siete liberi. Vai, vai. Andate, andate. Cartello. Abbiamo messo il cartello. Vuoi controllare? No. Beh, è andata. Abbiamo fatto giustizia.